vieni anche tu, scopri il mondo verde e blu, verde e blu. Cari telespettatori, buongiorno. Buongiorno, e siamo anche oggi così con il Vivi Torino. Come vedete, oggi è una giornata stupenda ed è bellissimo girare in giro per Torino con la nostra bicicletta, un po' per vedere quello che succede, un po' per sentire anche il rumore della città. Partiamo invece subito con le notizie. Ieri spettacolo sono stupendo invece per quanto riguarda il teatro che abbiamo consigliato. Mentre invece le notizie di oggi, partiamo subito con una bruttissima notizia: una donna è stata stuprata e il marito, dopo il tentativo di stupro, anzi dopo lo stupro, ha tentato il suicidio. Adesso è ricoverato al CTO di Torino. E mentre invece, per quanto riguarda sempre le solite brutte notizie, aumento dei fallimenti e ancora aumento invece delle liste d'attesa dopo la chiusura del Valdese. Valdese, la chiusura del Valdese è un tema che abbiamo affrontato anche nei giorni scorsi. Per quanto riguarda le previsioni, oggi bellissima giornata, domani un po' di foschia qui su Torino. Intanto vi salutiamo anche oggi con il Vivi Torino. Vi ricordiamo che il Vivi Torino è offerto dalla Verde Blu Animazione e Accademia di Animazione. Animazione per bambini e animazione per villaggi turistici. Quindi, se vi serve animazione, mi raccomando, Verde e Blu o Accademia di Animazione. Un saluto da Torino e ci vediamo domani con il Vivi Torino. E se vieni anche tu, scopri.